Ha appena superato il traguardo della 19ª edizione e si accinge a raggiungere quello dei 2 decenni, il premio Padre Pio da Pietrelcina, ideato e diretto da Gianni Mozzillo e promosso dall'associazione Amici di Padre Pio, spiritualmente diretta da Padre Marciano Morra. 11 i premiati della manifestazione targata 2019 che si è svolta al Palavetro della città sannita grazie alla regia organizzativa di Claudio Crovella e con il patrocinio dell'amministrazione comunale e della regione Campania. Tra i premiati il primario di urologia di Casa Sollievo della Sofferenza Antonio Cisternino, che ha rivelato il suo orgoglio di lavorare nell'ospedale fondato dal cappuccino stigmatizzato. La mia esperienza in giro per il mondo, a Padova per quasi 30 anni, alla formazione della scuola urologica padovana, non avrebbe mai potuto avere un suggello, una cornice meravigliosa come questo, a compendio di quella che è la mia carriera di medico e di chirurgo. E quando è arrivata la chiamata mi si è squarciato il petto nel pensare che quello che sapevo fare l'avrei potuto far diventare ancora più grande potendolo fare per Casa Sollievo della Sofferenza. Il riconoscimento è stato tributato anche a 3 volti noti della TV, al caporedattore del TG1 Piero Damosso, all'ex giornalista Rai Tito Stagno, passato alla storia per aver commentato il primo arrivo dell'uomo sulla Luna, ma che era presente anche all'inaugurazione di Casa Sollievo della Sofferenza. Allora giravamo con la pellicola, il telegiornale si girava con la pellicola. Il mio operatore, invece di mettere un caricatore di pellicola da 120, mise quello da 30. Per cui quando Padre Pio si avvicinò al microfono per pronunciare il suo discorso, il suo breve discorso, l'operatore mi fece segno, in mezzo alla folla che stava sulla piazza, che lui non era pronto. E allora io mi avvicinai di corsa al microfono, lo svitai lentamente e lo misi per terra. E lui mi disse testualmente: Guaglione, che cosa fai? E io gli spiegai: guardi padre, che quello che lei dice non deve restare in questa piazza, deve arrivare in Italia, deve arrivare nel mondo, e quindi deve avere pazienza. E lui pazienza ne ebbe, devo dire, aspettò. Non così la gente riunita in piazza che accolse questa mia esibizione con un ruggito. Oggi certamente qualcuno mi avrebbe sparato, mi è andata bene. Inoltre, il rettore del santuario di San Giovanni Rotondo e vicario provinciale Fra Francesco Di Leo ha premiato la giornalista Safiria Leccese di Mediaset, che ha dato ampio risalto alla figura di Padre Pio nel suo programma La strada dei miracoli. Vi devo raccontare che nel 1999 tutto il mondo fremeva per la beatificazione di Padre Pio. Bene, io però, insomma, allora ero veramente giovane, no? Diversamente giovane come adesso, e insomma facevo tutte le cose quelle strong al telegiornale, quindi montagne che cadevano, purtroppo vite perse, terremoti, e come mi dicevano le mie amiche, come diceva Badantuono, doppia T, terremoto e tragedia, là sei tu. Bene, arriva la beatificazione di Padre Pio e mi arriva la telefonata del direttore. Dice: guarda che abbiamo scelto te per 2 ore di diretta dello speciale. Per che cosa? Dice: viene beatificato Padre Pio. Chi? Padre Pio. Ah, quello con la barba. Per carità, ma per carità, ma io non ci andrò mai. Era quello che io vedevo una volta, che mia nonna, sai, le nonne tenevano i rosari. No, ora mi inquieta già solo a vedere. No, guarda, mi dispiace, datemi un altro servizio, mi dispiace. Rido, faccio, dico, attacco il telefono. Il giorno dopo dice: forse non ti è chiaro, non hai letto bene il contratto da giornalista, io ti posso far licenziare se tu non lo farai. E da là è cominciata una storia. Sono 20 anni, quindi la storia è lunga, è fatta di tante tappe, e siccome qui ci sono loro, mi piace dire che alcune tappe, stasera questa la divido con voi, con Gianni Mozzillo, che mi ha voluto qui e mi ha, come dire, ingaggiato per essere qui, con Padre Francesco e con Antonio e Maria Lucia, perché loro sono venuti sulla strada dei miracoli a raccontare la storia di Matteo, Padre Francesco e Padre Marciano. Padre Marciano ha detto che mi ha perdonato per averlo interrotto e strainterrotto tante volte in trasmissione, però è difficile non interrompere. I tempi. Come hai fatto? Io non ci sono riuscita mai a interromperlo, anzi. E tutto questo poi è stato anche scritto nel libro,
questa storia di Padre Pio, io l'ho raccontata anche nel libro, quindi il premio non è assolutamente meritato, però sicuramente è, come dire, accolto con un'immensa gioia. Vi ringrazio.